Benvenuti a tutti coloro che ci stanno seguendo questa sera in questo evento digitale. Questa sera abbiamo deciso di fare aperitivo digitale in riva al mare, infatti ci troviamo al comune di Cervia e questa sera inaugureremo tutti quanti insieme, immaginandoci proprio in riva al mare, tranquillamente a respirare un po' di iodio. Inaugureremo lo sportello telematico polifunzionale, che è questa novità, super novità digitale. Che arriverà un po' come sotto forma di dono natalizio a tutti i cittadini di Cervia, per appunto questo Natale. Questo sportello telematico che cos'è? È un portale attraverso il quale tutti i cittadini, ma anche i professionisti del territorio, potranno inviare comodamente le proprie pratiche in modalità telematica, quindi comodamente da casa, senza più recarsi fisicamente presso il comune di Cervia. Questa sarà un'importante novità digitale che sarà attiva, e ve lo specificheremo anche durante tutta la serata, ufficialmente a partire dal 7 di gennaio, ma questa sera appunto iniziamo a presentarla in modo che i cittadini inizino a conoscerla e a iniziare a prendere dimestichezza con questa super novità digitale. Prima di iniziare ufficialmente questo evento, vi lascio qualche indicazione tecnica per seguirci in maniera corretta durante tutto l'evento. All'interno della barra degli strumenti che vi è comparsa sul vostro schermo del vostro dispositivo, troverete una sezione che si chiama Domande, all'interno della quale potete farci tutte le domande, appunto, chiederci chiarimenti e risolvere dubbi, che appunto vi verranno durante tutto il corso di questo evento digitale. Non preoccupatevi, voi man mano scriverete lì, noi visualizzeremo le domande e al termine di tutti gli interventi previsti per questa sera, noi risponderemo pubblicamente, apertamente a tutte le domande che ci avrete fatto all'interno di questa sezione. Quindi mi raccomando, sfruttatela a dovere e per qualunque cosa siamo qua a disposizione per voi. A questo punto io lascio la parola al vostro assessore che vedete già collegato qui con me, si chiama Bianca Maria Manzi ed è appunto assessore ai servizi alla persona e allo sviluppo tecnologico, che sono appunto due settori, due ambiti che vanno toccati a pieno da questa super novità digitale. A lei la parola, assessore. Assessore, Non ho sentito la parte finale, ho l'audio che va e che viene. Mi scuso anzi se non riuscirete a sentirmi bene. Buon pomeriggio, saluto tutti i partecipanti che sono in linea e innanzitutto volevo ringraziare a nome dei comuni di Cervia la società Globo che ci ha accompagnato in questo percorso per digitalizzare tutti i procedimenti. E poi saranno loro ovviamente per cui io sarò molto veloce perché non voglio rubarvi del tempo prezioso. Il Comune di Cervia quindi dal 7 gennaio attiverà lo sportello telematico polifunzionale che permetterà a cittadini, professionisti e imprese di presentare in modo guidato e digitale le pratiche senza recarsi fisicamente negli uffici e questo sicuramente sarà un grande vantaggio. Un altro vantaggio è anche l'importante eliminazione dei documenti cartacei, per cui ci sarà anche un risparmio da un punto di vista ecologico. L'attivazione dello sportello porterà il Comune a raggiungere importanti risultati per quanto riguarda i principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa. Semplificazione intesa come l'interazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione e anche semplificazione per le procedure con una riduzione importante dei tempi d'attesa e uno snellimento del lavoro degli uffici stessi. Accessibilità intesa come capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni in modo che tutti abbiano le stesse possibilità. Infine, trasparenza amministrativa, intesa come anche qui accessibilità dei dati, dei documenti detenuti dalla pubblica amministrazione allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini. Con il decreto legge 76-2020 si stabiliscono misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, anche per l'azione amministrativa per la pubblica amministrazione, per favorire e rafforzare l'uso della telematica nel procedimento stesso,
L'emergenza epidemica di Covid-19 ha accelerato questa spinta alla digitalizzazione, se vogliamo, proprio perché si è reso necessario agevolare i cittadini e le imprese nell'accesso ai servizi. In un momento storico così delicato, e io che ho anche la delega alla sanità, ahimè, lo so bene, in cui siamo tutti impegnati al rispetto delle norme di distanziamento sociale, a ridurre i nostri contatti personali e anche i nostri spostamenti, la pubblica amministrazione deve fare il suo dovere e deve impegnarsi per rendere fruibili e accessibili di facile accesso anche i propri strumenti e i propri servizi. Per questo stiamo comunque facendo importanti investimenti tecnologici che abbiamo già iniziato negli anni scorsi per rafforzare l'utilizzo dei dati e degli strumenti digitali. Ne cito solo due: dall'ottobre 2019, grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune offre gratuitamente a tutti i cittadini l'identità digitale SPID tramite il servizio di Live ID. E quest'anno abbiamo anche partecipato a un bando regionale con il progetto Cervia Smart, ottenendo un finanziamento per consolidare e potenziare il lavoro agile che era già attivo nel nostro comune, ma che sarà in questo modo potenziato, per utilizzare quindi tutte le tecnologie possibili per snellire i processi amministrativi e valorizzare le nostre risorse umane. Ecco, questo per dirvi che questa attivazione dello sportello telematico polifunzionale va verso questa direzione strategica del nostro comune. E siamo davvero molto contenti di avviarlo, di essere riusciti, nonostante le difficoltà del Covid, a presentarlo oggi. E veramente grazie a Globo e anche a tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato per questo. Grazie. Grazie a lei, Assessore, e innanzitutto complimenti per i servizi digitali che avete già messo a disposizione non solo per i vostri collaboratori ma anche per i cittadini. Il fatto infatti di permettere ai vostri cittadini di richiedere l'identità SPID presso il vostro comune è sicuramente un vantaggio, anche perché, come scopriremo questa sera, SPID sarà proprio uno di quegli strumenti che servirà proprio per accedere allo sportello telematico e quindi poi essere abilitati a inviare le pratiche telematiche. Una cosa molto importante che ha detto l'assessore è sicuramente il fatto che grazie allo sportello telematico non sarà più necessario recarsi fisicamente agli uffici comunali. Questo perché è così importante? Perché sapete benissimo il periodo storico che stiamo vivendo e sapete bene che appunto sono vietati assembramenti e gli spostamenti sono limitati. Quindi questa novità digitale cade a pennello in un periodo storico che appunto bisogna stare il più possibile in casa eppure provare a continuare con le nostre vite. E sicuramente questo sportello telematico permetterà a tutti i cittadini di Cervia di continuare ad avere un rapporto con il comune, quindi con la pubblica amministrazione, pur però rispettando tutte quelle che sono le normative in atto in questo momento per limitare i contagi da coronavirus, appunto. Io quindi ringrazio ancora una volta l'assessore e adesso chiameremo qui con noi un altro collaboratore del comune di Cervia, Luca Farabegoli, eccolo qua che è già collegato con noi, che è responsabile dei servizi informatici. Io lascerò subito la parola a Luca, perché Luca è stata una di quelle persone che ci ha proprio accompagnato in questo percorso digitale, anzi ha accompagnato il comune di Cervia stesso all'interno di questo percorso digitale e ha seguito un po' l'evoluzione e la costruzione di questo sportello telematico. Quindi lascio subito la parola a Luca anche per illustrarci non solo come è stato realizzato lo sportello ma anche quelli che saranno i vantaggi che ricadranno un po' su tutti, sia all'interno del comune di Cervia che all'esterno, quindi nei confronti dei cittadini. A lei la parola, Luca. Buonasera. Come detto, io ci porterò un po' l'esperienza, essendo responsabile del servizio informatica, di questo progetto visto da parte dei dipendenti comunali, quindi da dentro la macchina comunale, diciamo. Prima di tutto vorrei ringraziare intanto l'amministrazione comunale, perché se poi questo progetto è stato realizzato grazie soprattutto all'amministrazione comunale, che ha creduto che sempre all'innovazione, quindi insomma mi rifaccio un po' a quello che ha detto prima di me l'assessore. Il progetto appunto in questione è un progetto di innovazione, sicuramente è un progetto di digitalizzazione, è un progetto che nasce
che viene da lontano, tutto sommato. La prima riflessione però che vorrei fare su questo tipo di progetti è che ovviamente tutti noi sappiamo che digitalizzazione significa fare investimenti dal punto di vista delle tecnologie e quindi sicuramente come dice Servia negli ultimi anni ne ha fatti di investimenti sulla tecnologia. Ma non è abbastanza, non è sufficiente, perché per fare un vero cambiamento e per fare progetti che poi abbiano funzioni, no? Occorre diciamo, un'altra gamba, oltre diciamo, quella tecnologica, occorre anche un cambio di cultura e una revisione direi, dei modelli organizzativi dell'ente, perché altrimenti il rischio è di fare degli interventi. Che ambiscono a insomma, fare cose molto nuove, molto innovative, ma poi dietro la macchina arranca, va a rilento e anzi, spesso si creano poi degli stalli, dei malfunzionamenti. Insomma. Quindi è molto importante, ed è quello che sta poi stato fatto anche nel Comune di Cervia, rivedere continuamente il proprio modello organizzativo, quindi anche i funzionamenti degli uffici. In particolare, qui parlo da informatico, è molto importante rivedere i flussi, diciamo, chiamiamoli documentali, perché in un ambito digitale non si può semplicemente digitalizzare quello che prima era cartaceo. Questo vuol dire proprio dover cambiare la metodologia in cui girano le pratiche, no? E quindi cogliere tutte le opportunità che la tecnologia in questo caso ci dà. Quindi è stato una delle cose, insomma, delle primissime cose su cui si è puntato a livello proprio di Comune di Cervia nell'ambito della digitalizzazione è stato quello sì di digitalizzare, ma contestualmente di riorganizzare e rivedere un po' i processi. Quindi è un processo che parte, come dicevo, da lontano, giusto per dare un numero, un riferimento temporale. Noi, come Comune di Cervia, fin dal 2004, quindi ben 16 anni fa, abbiamo gli atti, diciamo, diciamo gli atti prodotti dall'ente nel termine di azione digitali, dirigenziali, fatti in modo digitale, ma in digitale nativo, quindi firmati digitalmente e create in modo attivo digitale. Questo ovviamente ormai è l'ordine del giorno, ce l'hanno un po' tutti, però nel 2004 vi assicuro che non era lontano da averlo e sicuramente il Comune di Cervia, da questo punto di vista, nella nostra provincia è stato il primo. Un'altra data storica, possiamo dire che dal 2011 è attivo lo sportello unico per le imprese e con l'invio telematico di tutte le pratiche. Ho chiesto ai colleghi proprio stamattina di darmi qualche numero per quello che riguarda lo sportello unico per le entità produttive, che non è l'argomento di oggi, perché poi dopo spiegherò meglio, ma oggi stiamo parlando di uno sportello telematico comprende rivolto più che altro ai cittadini, ma lo sportello unico per le imprese esiste già da molto tempo e consente di inviare circa 800 tipi diversi di procedimenti. E mi hanno dato qualche numero, nell'anno corrente, che non è ancora concluso, abbiamo già superato le 2000 pratiche inviate, tutte telematiche. Dicevo prima che è importante cambiare la cultura per digitalizzare, quindi cambiare completamente la cultura dell'ente. È importante ovviamente cambiare anche la cultura dei cittadini, perché la cittadinanza deve essere ricettiva relativamente a questi nuovi strumenti. E devo dire che, diciamo, quando noi siamo partiti con questo progetto, insomma, non potevamo immaginare quello che sarebbe successo nel 2020. Noi tutti abbiamo sotto occhi, diciamo, la situazione della pandemia, che è sicuramente stato un grossissimo fattore di crisi. Però, come in tutte le crisi, poi c'è sempre bisogno di trovare qualcosa da una crisi, c'è sempre qualcosa di nuovo che nasce. E devo dire che sicuramente un effetto collaterale di tutte queste crisi è che è cresciuta, volente o nolente, la digitalizzazione dei nostri concittadini. Questo l'abbiamo potuto vedere in mille cose. Adesso siamo stati abituati a vedere mamma e papà che
sono diventati i maggiori esperti di videoconference, di upload, download, digitalizzazione di compiti e quant'altro. Proprio anche in questo tempo, visto proprio i blocchi che ci sono stati, si è visto l'importanza, cioè si è visto che c'erano anche degli altri modi per approcciare la pubblica amministrazione, essendo che so, inibita l'accesso diretto, soprattutto nel periodo del lockdown, andando a trovare altri modi. E non necessariamente questo ha portato una qualità minore, anzi, probabilmente qualcuno ha anche apprezzato. Quindi, da questo punto di vista, il progetto è molto, molto caldo, insomma, e quindi si presta molto bene a far fronte alle nuove sfide che appunto la pandemia ci ha purtroppo portato. Dicevamo prima in partenza che lo sportello telematico plurifunzionale che appunto oggi andiamo a presentare, in realtà partirà ufficialmente dal 7 gennaio, quindi ovviamente dopo le feste. E sostanzialmente questo sportello va a completare appunto un processo che era quello del sportello telematico per le attività produttive, facendo in modo che veramente tutte, ripeto, tutte i procedimenti dell'ente siano attivabili anche online. L'idea di creare appunto questo sportello è partita direi nell'anno 2015 circa. Quando, anche a seguito a, diciamo, alcune normative che erano state appunto emanate, l'ente ha adottato un piano di informatizzazione delle procedure. Questo piano era un piano a valenza ovviamente pluriennale e appunto ambiva a portare come servizio per i cittadini ad arrivare a dire un giorno: guardate che tutte le vostre istanze le potete, se volete, ribadisco, se volete, fare online. E oggi probabilmente stiamo arrivando appunto a questo traguardo. In particolare, diciamo, la collaborazione con Glovo è iniziata nel 2019, per cui cioè in un momento in cui diciamo, si doveva fare un po' il punto situazione di quello che era l'iter per arrivare appunto a informatizzare tutti i procedimenti e si è reso conto che ci serviva qualcosa di più, una mano anche dall'esterno. Questo progetto è stato seguito, oltre che dal mio servizio informatica, in modo veramente molto fruttuoso dal servizio Servinfluor, in particolare dal responsabile Fabio Bessi, che ha avuto un ruolo di coordinamento e proprio anche un ruolo fattivo veramente enorme, che ringrazio. E quindi insieme i due servizi, quindi l'informatica che cura la parte tecnologica e il servizio Cerinform che cura il rapporto con i cittadini, abbiamo un po', ci siamo guardati attorno per cercare di trovare una soluzione che potesse facilitare la nascita di questo sportello. E abbiamo fatto un'analisi di mercato cercando vari fornitori e alla fine ci siamo orientati su Glovo. Perché ci siamo orientati su Glovo? Per diversi motivi, direi. Beh, da un lato, perché comunque Glovo, diciamo che in questo ambito è anche leader di mercato, insomma, è uno dei veri competitor, insomma, in questo ambito ha delle esperienze molto positive un po' in tutta Italia. Adesso non spetta a me dirlo, ma insomma, il comune di Bergamo, Lodi, Pavia, Cremona, ma per venire più vicino a noi, anche il Parco del Delta utilizza la loro piattaforma. Perché la loro piattaforma aveva questa una cosa che c'era molto, che era vista proprio come un unico punto di accesso per servizi e informazioni per i cittadini. Quindi il cittadino va in un posto e li trova tutto, non deve girare per 20.000 pagine, è un punto di ingresso centralizzato. Ovviamente ed era un sistema integrato con SPID, che è appunto il sistema di autenticazione, poi era integrabile con il protocollo dell'ente, era integrato con la piattaforma di pagamenti PagoPA, era conforme a tutte le direttive AGI, l'Authority per digitale, ed era anche conforme ai requisiti della trasparenza. Insomma, aveva tutte le caratteristiche che noi stavamo cercando in un prodotto. Quindi cosa ci dà Glovo? Glovo ci mette a disposizione intanto una piattaforma, diciamo un front office, quindi un servizio che noi insomma usufruiamo in cloud,
Ma non solamente questo, cioè non ti dà solo uno strumento, ma in realtà ci aiuta a realizzare tutte le guide informative, tutti i moduli, con un concetto base che ci è piaciuto molto. Solamente il concetto è i procedimenti, i processi, insomma, che ogni ente ha, o sono di natura nazionale, so, l'anagrafe, regionale, altri perché sono normati dalle leggi regionali, o in alcuni casi locali. Però perché un procedimento nazionale o regionale, ogni comune se lo deve inventare, deve inventarsi le sue guide, eccetera. Cerchiamo di mettere a fatto il comune, diciamo, quello che è stata l'esperienza già fatta da altri. E quindi è proprio questa la forza di Globo, cioè quello di riuscire a fare, altrimenti non si sarebbe riuscito a fare in un anno una roba del genere, portare tutti i procedimenti e tutte le guide online nel giro di un anno, proprio perché si va a diciamo, a prendere diciamo, tutto il lavoro fatto da in precedenza. Aggiungo che ovviamente questo non vuol dire che però il nostro sportello è uguale a quello di Bergamo. Assolutamente no, perché poi ogni sportello viene contestualizzato con normativa locale, con personalizzazione locale, perché poi ognuno ha le sue particolarità, però diciamo che si cerca di fare un po' massa critica da questo punto di vista. Diciamo, quindi questo nuovo sportello che partirà appunto a breve. Si compone di circa 400 guide informative quindi su come fare e qui c'è veramente di tutto perché si va dai contesti più, ripeto, ci sono tutti i procedimenti, quindi dall'abbattimento agli alberi al cambio di residenza, dal permesso per la ZTL all'anagrafe di canina, c'è proprio di tutto. Dicevo, quasi 400 guide e 245 moduli attivabili online. Quindi, immaginate anche la mole di informazione e di lavoro che c'è stato dietro, perché praticamente è stato necessario coinvolgere tutto l'ente, quindi coordinato dal servizio Cerebro in Forno sicuramente, ma ogni servizio dell'ente, ogni settore dell'ente è stato in qualche modo coinvolto perché, ripeto, ci sono i procedimenti di tutti qui. Quindi immaginate anche in un momento come il 2020, in cui poi alla fine non si potevano fare riunioni, quindi si doveva fare tutto online, le cose sono state anche più complicate di quello che sarebbero state. Quindi l'essere arrivati ormai a questa conclusione sicuramente ci rende molto fieri e in particolar modo io vorrei ringraziare tutti veramente i miei colleghi che hanno tutti veramente collaborato per questa cosa. E come detto, quando partiremo noi avremo un unico punto di ingresso. Avremo un punto dove uno potrà consultare delle informazioni senza bisogno di nessun tipo di autenticazione. Altri punti invece che per attivare un procedimento ovviamente bisognerà autenticarsi. E lo strumento di autenticazione, come già anticipato, appunto, è quello di SPID. Diceva prima l'assessore che appunto il Comune di Cerve collabora con l'EPIDA, che è la società partecipata di tutti gli enti della nostra regione e che è un identity provider, quindi al pari di Poste, per dare un esempio, di Telecom, di InfoCert, che ha quasi raggiunto le 500.000, quindi mezzo milione di persone identificate con SPID. Quindi immaginate da che punto si parte nella nostra regione, perché sicuramente da questo punto di vista siamo molto più avanti rispetto ad altre parti d'Italia. Quindi io sono convinto che, insomma, quando partiremo, qualche aggiustamento ci sarà da fare, chiediamo un po' di pazienza ai nostri cittadini, anzi, di segnalarci eventuali problemi. Però insomma, ritengo che quello che è stato fatto sia un grosso lavoro e un grosso servizio per i cittadini. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è questa. Sicuramente tutto questo avrà come effetto positivo, un effetto positivo sui cittadini, quindi no code, no permessi per andare a fare una cosa su un comune, eccetera. Ma avrà anche effetti positivi di risparmi anche per l'ente stesso, perché sicuramente avremo gli operatori comunali che saranno meno impegnati sul fronte telefonico per dare informazioni ai cittadini, perché il cittadino riuscirà a prenderli in modo autonomo e si spera in modo chiaro. Sicuramente
si ridurrà la pressione fisica sugli uffici e questo quindi per noi è un risparmio. E io auspico, ma ne sono quasi certo, che questo oltretutto migliorerà la qualità delle istanze che verranno presentate ai cittadini, perché il cittadino meglio informato e più aiutato nella compilazione, alla fine mi produce una pratica che è più completa, che è completa, non perché se una pratica non è completa non si riesce a indicare, e sicuramente ha meno. L'ultima cosa che voglio dire è questo. Questo è un servizio che noi chiamiamo con il curriculum e mettere su stanza dei cittadini. Questo non vuol dire che però toglie vecchie modalità di invio. Al momento la modalità di invio online è una modalità che si aggiunge alle vecchie modalità. Poi se qualcuno per motivi personali, per motivi si trova in difficoltà con lo strumento, diciamo, tecnologico, può comunque inviare le pratiche come faceva prima. Credo questa è un canale che si aggiunge, ma non sostituisce quello che c'è già. Poi noi ci auguriamo, e io penso sia proprio così, che nell'arco del tempo diventerà il canale preponderante, per cui tutti vedranno che in realtà così si fa prima, si fa meglio, e quindi la gente poi sceglierà questo. Io direi che per quanto riguarda tutto, passo la parola. Grazie mille, Luca. Grazie mille Luca, prima ci hai fatto un po' arrossire quando hai ricordato alcuni dei nostri progetti più grandi tra Pavia, Lodi e confermo che in tempi non sospetti siamo persino stati fisicamente nelle vostre zone, in particolare nella città di Ravenna, a Lido degli Estensi, per presentare appunto lo sportello telematico che aveva adottato il Parco Delta del Po. E devo aggiungere che molto presto torneremo sempre dalle vostre parti e arriveremo persino a Bellaria Egea Marina, quindi inizieremo un po' a digitalizzare tutta la Romagna e appunto la costa che adriatica. Allora, tra le tantissime cose importanti che ha detto Luca è sicuramente che uno dei pochissimi aspetti positivi, se non l'unico, che ha portato questo stato pandemico è il fatto che questi servizi digitali non sono diminuiti, non si sono fermati, anzi sono quasi raddoppiati e aumentati. E lo sportello telematico appunto del Comune di Cervia è uno di questi esempi concreti. Tra l'altro ci tengo in particolar modo a sottolineare che nonostante le difficoltà che ci ha dato questa pandemia, il progetto dello sportello telematico di Cervia non si è fermato, anzi abbiamo continuato comunque a portare avanti il progetto, ovviamente nelle modalità più opportune, e siamo riusciti tranquillamente a formare tutti i collaboratori del Comune di Cervia in merito appunto a questa novità digitale, quindi nessuno è rimasto indietro e ancor di più il progetto è andato avanti, anzi siamo qui oggi appunto a inaugurarlo e poi a metterlo nelle mani dei cittadini di Cervia. Come diceva giustamente Luca, un investimento sulla tecnologia è sicuramente importante, ma non è sufficiente, perché come ha descritto Luca in tutto il percorso digitale che il Comune di Cervia sta facendo ormai da diversi anni a questa parte, le persone, le risorse umane sono sempre state il fulcro di questo cambiamento digitale. Perché senza le persone che sono formate e che sanno in primis utilizzare queste novità digitali non è possibile portare avanti dei progetti di successo. Quindi sicuramente un plauso, un complimento e un grazie va sicuramente a tutti i collaboratori del Comune di Cervia che sono comunque stati coinvolti completamente in questo progetto, perché come poi vedremo durante la serata, all'interno dello sportello telematico polifunzionale sono contenuti tutti gli ambiti del Comune di Cervia e sono stati veramente digitalizzati la totalità, il 100% dei procedimenti digitali che il Comune di Cervia solitamente gestisce e che prima gestiva in cartaceo, mentre adesso gestirà in digitale. Quindi siamo contentissimi anche noi ovviamente di quello del successo che è stato raggiunto. E come dicevo, le risorse umane sono sicuramente un elemento fondamentale, estremamente importante e fondamentale, perché sono servite fino adesso per realizzare questo sportello telematico e continueranno a servire, ad essere essenziali, perché raccoglieranno magari i feedback dei cittadini e ci aiuteranno poi a implementare e migliorare sempre di più questa novità digitale. Quindi io ringrazio
Luca, grazie. Per il momento ovviamente ti congediamo, ma rimani collegato con noi perché al termine tornerai a collegarti con noi per rispondere un po' alle domande che eventualmente i cittadini ci faranno attraverso appunto la sezione delle domande di questa piattaforma. A questo punto è giunto il momento di entrare un po' più nel dettaglio di questa novità digitale e come vi abbiamo già accennato prima, cosa succede? Servono degli strumenti digitali per iniziare a utilizzare questo sportello telematico che finora appunto vi abbiamo un po' parlato a livello teorico. E per appunto accedere a questo sportello telematico polifunzionale, che cosa succede? Succede che abbiamo appunto bisogno di alcuni strumenti digitali che sono appunto lo SPID, che è quello che vi accennavamo prima, e possibilmente anche la Carta Nazionale dei Servizi. Ma ovviamente lo SPID sarà lo strumento essenziale che, come avete già sentito, il Comune di Cervia potrà poi rilasciare i cittadini. Per iniziare dunque a parlare degli strumenti digitali che servono per accedere allo sportello telematico, io cedo la parola a Giovanni Bonacci, amministratore di Glovo, che appunto ci spiegherà come funzionano questi strumenti digitali e soprattutto ci darà alcuni numeri, dei dati molto importanti che hanno caratterizzato questo progetto digitale. A te la parola, Giovanni. Grazie Nadia e grazie a tutti i cittadini con noi collegati. Il mio compito è introdurre la presentazione che poi la collega Barbara farà. Parliamo appunto di sportelli telematici polifunzionali e in particolar modo col progetto che oggi il Comune inaugura vengono soddisfatte due normative principali. La prima è la norma sulla trasparenza, quindi l'articolo 35 della legge 33, che cita infatti la necessità di mettere online in modo trasparente, chiaro e comunicativo tutti i procedimenti della pubblica amministrazione. La seconda norma è recentissima e prescrive gli adempimenti da fare entro il 28 febbraio dell'anno prossimo. Quindi il Comune di Cervia si pone addirittura in anticipo rispetto a questa scadenza perché già oggi inauguriamo uno sportello telematico che prevede la possibilità di presentare da casa qualunque tipologia di pratica. Quindi, da domani mattina, qualunque pratica potrà essere presentata direttamente online, autenticandosi, come ricordava poco fa Nadia, con tre sistemi fondamentali: qualunque carta nazionale dei servizi, quale la tessera sanitaria, SPID, il sistema pubblico di identità digitale, o anche la carta d'identità elettronica entro il 28 febbraio 2021. Altra cosa molto importante, siamo già pronti ad attivare anche il canale Pago PA, quindi prossimamente avrete anche la possibilità di pagare online qualunque importo dovuto su qualunque pratica, anche con carta di credito. E l'altra cosa molto importante è che un diritto di cittadinanza digitale che arriva addirittura dal CAD, quindi una norma di 15 anni fa, quando voi entrerete nello sportello telematico sarete sempre informati dei tempi del procedimento che state trasmettendo. Quindi, se state facendo una richiesta, prima di compilare la pratica, il sistema già vi dirà entro quanti giorni la pubblica amministrazione per quel procedimento deve rispondervi. Quindi, anche sempre una certezza del limite massimo dei tempi entro i quali la pubblica amministrazione deve rispondere. Abbiamo parlato di SPID, ce l'ha già anticipato Nadia. SPID è la nuova identità digitale. Ne sentite tanto parlare anche perché alcune recenti iniziative governative come il cashless si basano proprio sulla necessità di avere SPID, ma tenete conto che anche il sito dell'INPS, ma anche quello della Regione Emilia-Romagna, ormai sono accessibili solamente con SPID. Per chi non ce l'ha ancora, SPID si chiede in posta allo sportello oppure anche online www.spid.gov.it. È gratuito, completamente gratuito e per sempre gratuito. E con questo username e password voi potete entrare in qualunque sito internet della pubblica amministrazione. Quindi basta username e password scritte a decine nei nostri portafogli, ma con una username e una password entrate in tutti i siti della pubblica amministrazione. SPID sta avendo un successo fortissimo perché è stato catturato
questa slide ieri per prepararmi ad oggi e abbiamo toccato questa mattina i 14 milioni di utenti, quindi stiamo arrivando davvero a una cittadinanza digitale reale. Negli intenti governativi c'è che entro il 31 dicembre 2021 tutti i cittadini italiani avranno lo SPID, quindi un obiettivo anche molto ambizioso. Diceva l'assessore e il consulente che ci ha preceduto che è stato un progetto, mi è piaciuto perché chi mi ha preceduto ha citato la parola procedimenti ed è proprio stato così. Per attivare questo progetto in questi mesi il Comune ha posto in essere un ripensamento e una revisione generale dei procedimenti, perché naturalmente le pratiche che voi trasmettete in digitale vengono poi gestite in modalità digitale. Quindi un grosso lavoro di semplificazione, di revisione della modulistica, di costruzione di guide dei procedimenti, che fra poco Barbara ci farà vedere, scritte in modo chiaro, semplice e intuitivo, per avvicinare ancora di più il cittadino alla pubblica amministrazione. Ma a maggior ragione, quello che vediamo oggi è la punta di un iceberg, ma sotto vede questo lavoro che abbiamo fatto, che poi ha portato a realizzare 340 procedimenti, quindi pensate, 340 procedimenti che fino a questa mattina, per presentare uno di essi in comune, dovevate portare dei documenti cartacei, da questo momento li fate da casa. 241 moduli semplificati, standardizzati, digitalizzati, moduli noi li chiamiamo intelligenti, perché vi assisteranno e vi guideranno a compilare tutte le informazioni, verificando che le informazioni siano presenti, che siano giuste e che anche gli allegati siano presenti all'interno della pratica. E per finire, ma in realtà è la cosa, una delle cose più straordinarie, pensate che abbiamo formato 70 persone, quindi il ringraziamento al Comune è duplice, non solo per quello che sta facendo, ma anche per come l'ha fatto, perché pensate che non ci ha fatto fermare durante la pandemia, l'emergenza sanitaria, ma ci ha anzi chiesto di accelerare, e la formazione, gli incontri si sono tenuti per la maggior parte online. Quindi un progetto digitale curato in modalità digitale da Barbara, come ci racconterà fra poco, e i suoi collaboratori che hanno preso parte agli sviluppi, e quindi un ringraziamento al Comune per aver buttato il cuore oltre l'ostacolo e realizzato un progetto straordinario in un momento difficile e straordinario. Io ripasso la parola a Nadia e buona visione a tutti, continuiamo nei lavori e ci vediamo dopo. Grazie mille Giovanni, abbiamo già iniziato a capire con questi numeri che abbiamo ascoltato quanto è importante, quanto è stato come dire, coinvolgente questo progetto, perché appunto ha coinvolto veramente tutti i settori del Comune di Cervia, quindi tutti i collaboratori dei vari uffici del Comune di Cervia. A questo punto però è arrivato il momento di entrare proprio nel vivo e adesso con Barbara Epis che cosa faremo? Vi presenteremo lo sportello telematico, vi racconteremo tutte le informazioni che sono contenute all'interno di questo sportello, perché come vi abbiamo detto non ci sono solo i moduli digitali ma ci sono anche un sacco di informazioni che appunto tutti i cittadini, qualunque cittadino possono reperire, leggere, informarsi senza più magari investire del tempo nel chiamare il comune, chiamare l'ufficio competente e chiedere informazioni. Tutto quanto si troverà all'interno dello sportello telematico e sempre con Barbara vedremo appunto la dimostrazione di come si utilizza lo sportello telematico e quindi come si fa a inviare una pratica digitale. A questo punto io lascio la parola subito a Barbara. Buongiorno a tutti, e dicevi proprio bene Nadia, uno sportello che è uno sportello davvero eccezionale, perché Nadia, noi seguiamo davvero tanti sportelli telematici in avvio in tutta Italia e devo dire che in questo sportello sia la passione che hanno messo effettivamente tutti i dipendenti comunali e il numero di procedimenti che è stato realizzato è davvero, davvero eccezionale. Un grazie tra parentesi a Flavia che ci sta seguendo e che ci ha seguito anche in modo dettagliato in tutto il progetto, ma questo lo vediamo alla fine. Andiamo a vedere come è fatto lo sportello telematico, qual è il risultato di questa straordinaria partecipazione che hanno dimostrato un straordinario impegno che hanno messo tutti i dipendenti comunali per condividere con tutti i cittadini le informazioni relative a tutti i procedimenti della pubblica amministrazione. Il Comune di Cervia ha proprio voluto portare il Comune di Cervia direttamente a casa dei propri cittadini. Oggi che non possiamo muoverci
così tanto e siamo un po' costretti nelle nostre case, è il Comune di Cervia che ha voluto venire, che ha voluto arrivare nella casa dei propri cittadini. E come? Con la realizzazione di centinaia, e quando dico centinaia non sto dicendo un numero a caso, perché le abbiamo proprio contate appena prima di collegarci, proprio per dare dei numeri che sono veritieri, centinaia di schede descrittive, nonché di moduli, che vanno a descrivere tutte quelle che possono essere le informazioni, quali possono essere le azioni che i cittadini di Cervia vogliono voler fare nei confronti della propria pubblica amministrazione. Ed ecco un esempio: chiedere l'iscrizione al nuovo schedario della popolazione temporanea, costituire un unione civile, donare degli organi, iscriversi o cancellarsi all'albo degli scrutatori. Centinaia, davvero centinaia di schede descrittive riviste anche dal punto di vista comunicativo, semplici e chiare, scritte con un linguaggio a portata di tutti, che raccontano passo per passo tutte le informazioni relative ai procedimenti del Comune di Cervia. Il Comune di Cervia non avrà più segreti, vuole essere un'amministrazione davvero trasparente per i propri cittadini, che troveranno sullo sportello telematico le informazioni, tutte le informazioni dettagliate relative ai propri procedimenti. Ed ecco qui le nostre schede descrittive, in cui ritroviamo anche i requisiti soggettivi, possiamo trovare anche degli approfondimenti. Ne stiamo vedendo una di queste centinaia, ma la struttura e le informazioni chiaramente si ripetono per tutte queste guide servizi e per tutti questi procedimenti. E questi procedimenti accompagnano proprio il cittadino, sono stati pensati proprio verso il cittadino e per il cittadino, per accompagnarli da quello che vuole fare, in questo caso iscriversi o cancellarsi all'albo degli scrutatori, a quello che viene innescato all'interno della pubblica amministrazione, che all'interno della pubblica amministrazione prende il nome appunto di procedimento. Un procedimento che deve rispondere a delle regole anche di trasparenza, perché le pubbliche amministrazioni sono obbligate a fornire ai propri cittadini delle informazioni, delle particolari informazioni relative ai procedimenti che sono in essere nella propria amministrazione, obbligate proprio per i decreti trasparenza. Ed ecco che all'interno dei procedimenti troviamo le informazioni di base che istituiscono il procedimento, come ad esempio la legge istitutiva. Troviamo le informazioni riguardanti l'iter. Cosa succede quando quel particolare procedimento entra all'interno dell'ente? O informazioni relative ai pagamenti, quando nel caso in cui un particolare procedimento, per poterlo presentare, è necessario andare a pagare, a effettuare dei pagamenti. Ma ancora, sempre per mettere a disposizione dei cittadini tutte le informazioni relative ai nostri procedimenti, abbiamo l'ufficio destinatario, quindi l'unità organizzativa, si dice in gergo, quindi l'ufficio che riceverà questa pratica nel momento in cui io andrò a inviarla in modalità telematica. Ancora i riferimenti normativi, piuttosto che gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale a cui si possono rivolgere i cittadini nel caso di necessità. E procedendo verso il basso, in tutte le guide dei procedimenti, la modulistica. Sto parlando anche qui davvero di centinaia di moduli completamente rivisti, nel senso che il Comune di Cervia ha voluto fare un restyling completo, ha voluto andare dal parrucchiere e dall'estetista e rimettersi a nuovo per i propri cittadini. Infatti tutti i moduli sono stati rivisti dal punto di vista grafico e comunicativo. Il Comune di Cervia deve essere uno solo, dall'altra parte abbiamo i cittadini, non n uffici differenti. Vuole essere uno solo e vuole chiedere le stesse informazioni nello stesso modo per tutti i moduli, per tutti i procedimenti dell'ente. Ed ecco che i moduli sono appunto rivisti per essere fra di loro omogenei. Se in un particolare modulo, nella richiesta di iscrizione all'asilo, viene richiesto ad esempio cognome, nome, codice fiscale, vedrete che questa modalità di richiedere le stesse informazioni si ripeterà allo stesso modo in tutti i moduli del comune. Moduli che sono stati rivisti anche per non richiedere informazioni più volte, anche per essere fra di loro il più possibile chiari
e richiedere le informazioni utili e necessarie per svolgere, per portare avanti quel particolare procedimento. Ma moduli che hanno anche una marcia in più. Quindi, oltre a essere stati completamente rivisitati, oltre a essere stati rivisti e essere passati appunto dall'acconciatore e dall'estetista, questi moduli si presentano anche, possono anche essere presentati telematicamente. Cosa significa? Significa che posso scaricare certamente questo modulo e, come ci veniva ricordato, certamente posso scaricarlo, compilarlo con carta e penna, e posso ancora certamente al protocollo del comune, e già qui ho degli enormi vantaggi, perché non ho avuto nessuna necessità per avere informazioni, addirittura per avere a disposizione la modulistica non ho avuto nessuna necessità di andare fisicamente a recarmi in comune, perché ho potuto fare tutto questo direttamente da casa mia, direttamente dal mio divano, mentre stavo guardando la mia serie Netflix preferita. Posso farlo sicuramente da casa, ma da casa posso fare una cosa in più. Posso anche presentare la mia pratica con valore giuridico, quindi senza nessuna necessità di far seguire la presentazione della pratica telematica in cartaceo, appunto direttamente da casa mia. Ma per farlo, come prima cosa, come ci ricorda lo sportello telematico, mi dovrò andare ad autenticare, ossia farmi riconoscere. In modo certo, lo diciamo, quindi c'è un'autenticazione certa, un'autenticazione che riconduce direttamente a me le pratiche e le dichiarazioni che sono presenti in queste pratiche. Io potrei essere in questo momento in qualsiasi parte del mondo, potrei essere anche su una bellissima spiaggia, visto che fa così freddo, mi piacerebbe sinceramente essere su una bellissima spiaggia a sorseggiare un drink ovunque nel mondo, ma voler presentare la mia pratica al comune di Cervia, e quindi devo poter dimostrare che da questa parte dello schermo, ovunque io sia, sono proprio io. E questo come si fa? Questo viene fatto con un'autenticazione certa, che, come ci ha già ricordato Giovanni Bonati, questa autenticazione viene fatta in Italia in particolar modo con tre strumenti: col sistema pubblico di identità digitale, SPID, che ormai tutti conosciamo, è entrato nelle case di tutti, così ce l'ha detto anche Giovanni, abbiamo visto anche dai numeri, in particolar modo ieri sera l'ho utilizzato per avere il bonus 18 per mia figlia, quindi ci sono n situazioni in cui tutti noi abbiamo ormai in tutte le case è entrato almeno l'identità SPID. Oppure l'alternativa è la carta nazionale dei servizi o la carta di identità elettronica, che sarà attivata a partire da fine febbraio. Ma concentriamoci su SPID, concentriamoci sulla nostra identità SPID, dove, per dimostrare che da questa parte dello schermo ci sono proprio io, ho bisogno di due cose. Ho bisogno del mio cellulare, eccolo qui, a portata di mano, e ho bisogno del mio codice. Questi sono i due strumenti che utilizzerò per accedere allo sportello telematico, nient'altro, per farmi riconoscere e per poter dimostrare con anche una validità giuridica, quindi poter anche sottoscrivere quelle che sono delle dichiarazioni che possono essere presenti all'interno della modulistica. Quindi sottoscrivere che da questa parte dello schermo ci sono effettivamente io. Quindi io, tra i diversi fornitori di SPID, ho Poste, quindi entrerò attraverso Poste, prendo il mio cellulare, non faccio altro che inquadrare il mio QR code attraverso il cellulare, avvicinare la mia impronta al cellulare ed eccomi qui. Sono ritornata sullo sportello telematico, ma stavolta con la marcia in più. La marcia di essere autenticata, la marcia di essere stata riconosciuta dallo sportello telematico e quindi di essere pronta a presentare una nuova istanza, presentare un'istanza con validità giuridica direttamente al Comune di Cervia.
Andiamo a vedere un altro degli argomenti. Qui nella pagina principale dello sportello telematico troviamo moltissimi argomenti che sono appunto gli argomenti che dietro cui vengono raggruppati tutti i procedimenti dell'amministrazione di Cervia. Ma non necessariamente sono come cittadino, posso sapere dietro a quali di questi pulsanti si trova il procedimento che sto andando a cercare, e quindi andrò a ricercarlo attraverso la ricerca, quindi il campo di ricerca che è disponibile qua in alto a destra. In questo caso cambiamo completamente argomento, quindi dai servizi demografici andiamo a quello che può essere uno delle schede, quindi un procedimento che riguarda i servizi sociali, che interessa magari di più gli anziani o le persone che hanno chiaramente ad esempio un genitore anziano che può aver bisogno chiaramente di supporto. Andiamo a vedere e chiedere il servizio di lavanderia a domicilio proprio per dimostrarvi che la struttura di queste guide e servizi, la struttura delle informazioni pubblicate è uguale per qualsiasi tipologia di procedimento. E queste consultazioni, queste presentazioni, vi ricordo che possono essere effettuate direttamente anche dal vostro cellulare, direttamente mentre state bevendo un caffè. Quindi se riusciremo soprattutto a farlo con tranquillità al bar, appena riusciremo a farlo con tranquillità al bar. E premo la mia presentazione telematica per entrare nella compilazione del modulo, che guarda caso è assolutamente identico al modulo cartaceo che abbiamo visto che poteva essere scaricabile e presentabile in modalità cartacea. Quindi il passaggio, il fatto di passare dalla presentazione cartacea alla presentazione telematica è davvero molto, molto semplice e molto, molto accompagnato proprio per queste particolari caratteristiche dello sportello telematico del Comune di Cervia, che portano proprio la modulistica telematica identica alla modulistica cartacea. Quindi compilare un modulo telematico è la stessa identica cosa che compilare un modulo cartaceo, che compilare un modulo cartaceo, quindi con la macchina da scrivere. Un attimo che ho sbagliato pure il mio codice fiscale, finalmente ci sono, infatti il sistema fatto apposta, non proprio, ho fatto apposta per farvi vedere che finché il codice fiscale non era corretto non avrei potuto presentare la pratica, perché questi moduli sono moduli intelligenti, moduli che vi accompagnano, che vi guidano nel creare, nel preparare, nel predisporre una pratica completa e corretta. Va da sé che se la pratica che a questo punto vado a compilare attraverso lo sportello telematico è completa e corretta, nel momento in cui questa pratica entra all'interno dell'amministrazione, quindi del Comune di Cervia, fluirà in un modo molto più agevole, quindi sarà molto più veloce anche l'istruttoria per arrivare appunto al servizio piuttosto che all'autorizzazione che sto chiedendo. Perché tutte le informazioni che sono necessarie a quell'istruttoria saranno sicuramente presenti all'interno della modulistica, perché non posso dimenticare di compilare una particolare informazione, perché sarà il sistema stesso a dirmi guarda, ti sei dimenticato di compilare questo campo, guarda che hai sbagliato un carattere di quel codice fiscale, e questo mi aiuterà ad avere l'istanza completa e corretta. È un'istanza che mi consentirà di avere, agevolerà sicuramente il lavoro degli istruttori comunali e velocizzerà appunto l'accesso al servizio che in questo momento sto andando a chiedere, piuttosto che l'autorizzazione, la domanda, la comunicazione, l'iter del procedimento che appunto sto andando a presentare. Ma ci sono tante funzionalità all'interno di questi moduli, all'interno dello sportello telematico, che vi aiutano anche a compilare non soltanto in modo corretto, ma anche molto più veloce, essere molto più agili e molto più veloci anche nella compilazione dei moduli rispetto a quello che è una compilazione in cartaceo. Uno ad esempio che vi segnalo è questo omino, che è presente in tutte le sessioni anagrafiche.
e che, se premuto, mi consente di compilare automaticamente delle intere sessioni, andando a pescare le informazioni che sono contenute nel mio profilo. Io sono una persona autenticata, quindi il sistema conosce il mio nome, il cognome, il mio codice fiscale, quindi premendo quel pulsantino, visto che questa domanda in particolare la sto facendo a mio nome, quindi sono io il sottoscritto, posso andare a precompilare delle intere porzioni di anagrafica semplicemente andando a premere questo pulsantino. Quindi pensate quanto è semplice e veloce andare a compilare istanze attraverso lo sportello telematico. Proseguo nella mia compilazione, diciamo che perlomeno il servizio di lavanderia a domicilio lo chiedo per un mio parente, non per me, e quindi procedo nella compilazione andando ad inserire nome e cognome del parente per il quale sto andando a chiedere questo servizio, inserisco il codice fiscale, che ci ricordiamo, considerando diversi controlli che vengono effettuati, deve essere un codice fiscale valido. E siamo ormai abituati tutti, ma comunque non sono cose scontate perché nel cartaceo queste funzionalità non ci sono, che quando compilo un codice fiscale automaticamente dei controlli incrociati vanno a pescare date di nascita, luogo di nascita o controlli incrociati con nome. Funzionalità che anche qui mi velocizzano e mi agevolano nella compilazione e nella presentazione della domanda. Inserisco la cittadinanza, anche qui nella residenza abbiamo immediatamente la lista di tutti gli indirizzi, delle vie che sono presenti nel comune di Cervia, proprio per agevolare l'inserimento e velocizzare l'inserimento delle informazioni. Proseguo, vi faccio notare che vado ad compilare tutti quelli che sono i campi arancioni, ossia i campi che sono evidenziati essere come campi obbligatori. E quando penso di aver finito la mia compilazione, non faccio altro che salvare il mio modulo. Ma il mio sistema, dopo un primo controllo, mi dice: guarda, Barbara, che hai dimenticato di compilare qualche campo. Quindi a questo punto puoi decidere di fare due cose. Puoi ritornare sul modulo e andare a completare i campi mancanti, oppure puoi salvare un attimo questa compilazione. Magari non mi ricordo l'importo ISE, che ad esempio mi viene chiesto per questo particolare servizio. Lo salvo una bozza, non potrò presentarlo, ma potrò in qualsiasi momento, anche nei giorni successivi, rientrare nello sportello telematico e completare il modulo. Quindi anche se io penso di aver concluso, o anche se non ho più le informazioni, perché mi servono delle informazioni che non ho a disposizione in questo momento, posso fare delle compilazioni parziali e riprendere i moduli esattamente quanto mi è più comodo, quando mi è più comodo. Quindi come se facessi appunto la compilazione cartacea, lasciassi lì un attimo il mio modulo e riprendessi successivamente. A questo punto mi viene chiesto di inserire l'ISE. Vi faccio notare, anche per raccontarvi un po' di scorciatoie e per aiutarvi a velocizzare e agevolarvi nella compilazione telematica, vi faccio notare questo segnalino di attenzione sulla destra. Segnalino che vi porta a arrivare direttamente su tutti i campi che non sono stati completati, che sono obbligatori per la presentazione della mia pratica. Senza la compilazione di questi campi la mia pratica si bloccherebbe, cosa che potrei fare nella presentazione cartacea ma non nella compilazione telematica, si bloccherebbe ancora prima quasi di iniziare l'istruttoria, perché mancano delle informazioni base per la presentazione della mia pratica. Quindi questo aiuto che mi viene dato dalla compilazione telematica mi consente proprio anche di velocizzare la presentazione delle mie istanze, che vi ricordo posso fare in qualsiasi momento direttamente da casa mia. Ed ecco qua che ho completato tutte le informazioni mancanti e vado a salvare il mio modulo. Sono pronta a presentare la mia istanza di attivazione servizio lavanderia a domicilio. C'è già è già a disposizione il pulsante invia istanza. Se premessi questo pulsante, l'istanza sarebbe immediatamente recapitata al protocollo del Comune di Cervia.
Vi chiedo, è stato facile? È stato, io vi dico, facilissimo. Certamente ho fatto molto più fatica l'altra settimana scorsa quando ho acquistato su Amazon i regali di Santa Lucia per le mie figlie. Compilare una pratica dallo sportello telematico per il Comune di Cervia è ormai talmente semplice che farlo online è tanto semplice quanto davvero fare un acquisto in Amazon. Quindi vi invito proprio ad usare lo sportello telematico proprio per la sua semplicità. Facciamo un salto, quindi ritorno alla compilazione telematica. Se fosse stato necessario, ad esempio, allegare la documentazione, ad esempio in questo caso, nel caso in cui gli allegati sono obbligatori, scatterebbero da soli e quindi da soli il sistema mi direbbe guarda che manca questo particolare allegato e non mi lascerebbe spedire la pratica. In questo caso questo allegato è opzionale, vado ad impostarlo proprio per farvi vedere cosa succede quando la pratica non è completa. In questo caso la pratica non è completa perché ho richiesto di allegare anche la copia della documentazione medica e quindi il sistema mi dice semaforo rosso, istanza incompleta, per andare ad allegare anche quella documentazione non faccio altro che premere questo pulsantino e andare a riportare, quindi semplicemente a trascinare nella mia schermata il mio verbale di commissione medica e caricarlo. Ed ecco qui che per la seconda volta siamo pronti ad inviare l'istanza. Quindi in modo semplice e veloce abbiamo caricato un allegato che in questo caso era richiesto, io in particolar modo sono entrata io nella compilazione principale e ho richiesto di allegare anche il verbale della commissione e sono pronta per la seconda volta ad inviare l'istanza al Comune di Cervia. In questo momento non premo questo pulsante per ovvie ragioni, perché davvero l'istanza verrebbe ricapitata in comune e dovremmo andare a farla annullare. Ma per ritornare sul nostro sportello telematico vi mostro altre funzionalità molto simpatiche che potete andare a utilizzare proprio per andare a completare la pratica nel modo più semplice e veloce. E per farlo vado alla scrivania del cittadino, dove trovo ad esempio il mio profilo, che posso completare, dove ci sono le informazioni relative derivate a questo punto dalle le informazioni che derivano dal mio accesso con la carta nazionale dei servizi piuttosto che con il mio SPID, che più sono complete più mi agevolano nella compilazione di tutta la modulistica, perché ovunque in tutti i moduli in cui io troverò una porzione pratica mi sarà possibile premere quel pulsantino magico che abbiamo visto che va a precompilare la mia porzione andando a pescare le informazioni che sono appunto nel mio profilo utente. Torno sulla mia scrivania e vado invece nel pulsante delle mie pratiche, dove posso accedere tutte le volte che voglio in qualsiasi momento a tutte le pratiche che ho completato, che ho compilato sullo sportello telematico del Comune di Cervia. Posso accederci, è come se fosse una mia scrivania telematica a questo punto, posso entrare nelle mie pratiche e posso riprenderle esattamente dal punto in cui le avevo lasciate quando appunto avevo preparato la prima parte della compilazione. Riprenderle se voglio a questo punto andarle ad inviare. Ritorno su una pratica che invece è stata inviata per mostrarvi come si presenta invece in questo caso, come si presentano le pratiche effettivamente inviate, dove avete comunque la possibilità di scaricare in qualsiasi momento il modulo che è stato presentato a questo punto all'ente, che è appunto la documentazione in formato PDF che è stata consegnata all'ente per quella particolare pratica, non è altro che la conversione della compilazione che ho fatto sul mio sportello. Ma vi segnalo qualcosa in più: abbiamo anche a disposizione la possibilità di creare una nuova istanza a partire da un'istanza già presentata. Così ad esempio se utilizzate il Comune di Cervia per chiedere ad esempio delle agevolazioni sul servizio mensa per il mio primo figlio, posso utilizzare questa funzionalità per creare una nuova istanza
che sarà in tutto e per tutto la copia dell'istanza di partenza e che quindi riporterà all'interno tutta la compilazione, le informazioni dell'istanza di partenza, è in pratica che poi potrò a questo punto moduli su cui potrò intervenire per andare ad esempio a correggere, a integrare, a modificare ad esempio il nome e il cognome, chiaramente ad esempio in questo caso dell'altro familiare o tutelato per il quale richiedo il servizio o comunque della persona con il quale ad esempio presento quella particolare istanza, andare a salvare innanzitutto confermare l'informativa sul trattamento dei dati personali e dalla copia dell'istanza precedente, ecco qua che siamo pronti ad inviare anche una nuova istanza, quindi velocissimi, praticissimi, sicuri, a disposizione tutte le istanze e davvero ripeto proprio perché è un risultato davvero eccezionale. Centinaia di guide e servizi, centinaia di moduli, tutti i moduli del Comune di Cervia disponibili direttamente per tutti i cittadini dal proprio divano, semplicemente con un clic. Qua passo la parola a Nadia per passare appunto alla fase delle domande finali. Sì, grazie mille Barbara. Oltre a ricordare, come ha fatto Barbara, le centinaia di procedimenti che i cittadini di Cervia potranno trovare all'interno dello sportello telematico, io ci tengo a sottolineare che questa sera Barbara, per motivi di tempo, vi ha fatto vedere la compilazione di un tipo di pratica, quello del servizio di lavanderia a domicilio, ma in realtà il procedimento che Barbara vi ha fatto vedere è identico per qualunque altro tipo di pratica. Quindi una volta che voi avrete presentato la vostra prima pratica tramite lo sportello telematico, sappiate che poi saprete presentare anche tutte le altre, perché il procedimento è esattamente lo stesso, ovvero per ogni procedimento troverete il bottoncino in cui accedere al modulo telematico, compilerete il vostro modulo, lo salverete e arriverete sempre alla schermata di stato di avanzamento della compilazione che vi avvisa appunto se siete pronti effettivamente per inviare la vostra pratica perché è completa oppure se manca ancora qualcosa e se sì che cosa vi manca. Anche la scrivania del cittadino sarà sempre, la vostra scrivania personale sarà sempre disponibile non appena vi autenticherete allo sportello, quindi avete a vostra disposizione veramente la vostra porzione, la vostra area personale dove poi andare a vedere tutto quello che avete fatto o tutte le pratiche che avete lasciato in bozza piuttosto che quelle che avete già inviato al comune. Come ha anticipato Barbara, questo è un po' il momento in cui risponderemo alle vostre domande, quindi se avete dubbi o chiarimenti da chiederci, da sottoporci, fatelo adesso, sfruttate questa occasione. Questo evento non serviva soltanto per come manifesto, per far vedere tutto il lavoro che il Comune ha fatto, ma soprattutto per informare i cittadini di questa importante novità digitale. Quindi se c'è qualcosa che non vi è chiaro rispetto a quello che Barbara vi ha raccontato, quello che vi abbiamo descritto durante questa ora digitale insieme, sfruttate la sezione domande che trovate all'interno della barra degli strumenti per chiederci eventuali dubbi che vi sono venuti nel frattempo. Barbara, al momento vedo che nessuno ha scritto all'interno della sezione delle domande, però ti chiedo la cortesia di continuare a tenerla monitorata per far sì che se arrivi qualche domanda possiamo rispondere direttamente in questo momento. Nel frattempo io, per lasciare anche un po' di spazio ai cittadini che ci stanno seguendo per pensare a qualche domanda da farci, lancio un rapidissimo sondaggio a cui appunto chiedo a tutti i nostri partecipanti di rispondere. Perché ci piacerebbe sapere quale percentuale di cittadini cervesi appunto possiede già la propria identità digitale, il proprio SPID. Così poi comunichiamo i dati anche alla pubblica amministrazione che si fa un po' un'idea di quanto bisogna magari ancora lavorare sulla diffusione di SPID all'interno del comune. Ecco. Devo dire che se Cervia era un comune eccezionale e straordinario dal punto di vista del numero dei procedimenti, è anche eccezionale e straordinario sul numero delle identità digitali diffuse all'interno del proprio comune, perché finora il 100% di coloro che stanno rispondendo al sondaggio possiedono già l'identità SPID. Devo dire che è un dato veramente straordinario. Quindi chiudo il sondaggio
straordinario, e probabilmente anche il fatto che il Comune abbia messo a disposizione questo servizio di rilascio di SPID ha facilitato eventualmente appunto la diffusione di questa identità digitale, e giustamente i cittadini ne hanno approfittato per ottenere il proprio SPID. Avete fatto benissimo, non ci sono dubbi su questo, anche perché, come vi abbiamo già detto nel corso di questo evento digitale, cosa succederà dal 28 febbraio 2021 in avanti: tutti i portali della pubblica amministrazione saranno obbligati a mettere a disposizione l'accesso con la propria identità digitale. Quindi il vostro SPID non servirà solo per accedere allo sportello polifunzionale del Comune di Cervia, ma lo potete utilizzare anche per accedere al sito dell'INPS, per esempio, o al sito del Ministero del Lavoro, o ancora al proprio fascicolo sanitario. In questa occasione, durante questo periodo, in molti l'hanno sfruttato, soprattutto quando magari c'era da controllare l'esito del proprio tampone, rimanendo sempre nel tema della situazione storica in cui ci troviamo. Quindi veramente SPID non è un cruccio, un'invenzione solo del Comune di Cervia, ma è esteso a livello nazionale e veramente lo potete utilizzare in più di un'occasione. Tra l'altro, anche i recenti bonus economici che si possono richiedere, piuttosto che l'accesso sulla PIO, anche in questo caso è sempre richiesto l'accesso tramite identità digitale SPID, quindi capite bene che diventa veramente importante possedere la propria identità digitale. Lasciami dire, me lo aspettavo, certo, di questo sondaggio, perché sinceramente nella formazione che abbiamo fatto tutti gli utenti comunali, sai che durante la formazione noi facciamo provare gli utenti comunali, certo, dello sportello telematico, e tutti, è la prima volta che mi capita assolutamente che tutti gli 80 dipendenti comunali che hanno fatto formazione con me avevano SPID, ed è, ti giuro, la prima volta che mi capita, quindi assolutamente un comune proprio fuori dalle righe da questo punto di vista. Beh, allora tanti complimenti, e cosa dirvi se non altro che siete sulla strada più che giusta per continuare in questa direzione, cioè avete avviato un buon percorso digitale, lo state seguendo alla lettera, bravissimi, e a questo punto avete anche messo a disposizione dei vostri cittadini tutti gli strumenti necessari per poi arrivare a utilizzare anche questi che sono i nuovi strumenti digitali, come lo sportello telematico che abbiamo presentato questa sera. Bravi, bravi veramente. Beh, visto che siamo in tema di complimenti, io a questo punto chiederei sia all'assessore Manzi che a Luca Faravegoli di magari riaccendere microfono e webcam, se sono ancora con noi, così se eventualmente non dovessero esserci delle domande da parte dei cittadini, possiamo anche congedarci, salutare tutti quanti e magari fare gli auguri digitali di Natale, visto che siamo in occasione. Allora, innanzitutto chiedo sia a Luca che all'assessore Manzi se dobbiamo dire qualcosa, cioè ci siamo dimenticati di raccontare qualcosa ai vostri cittadini. No, io direi che, insomma, a me è sembrato molto chiara la vostra spiegazione, quindi spero sia stata chiara anche per i nostri cittadini. Ok, l'assessore Manzi vuole aggiungere qualcosa? Anch'io vi ringrazio molto, è stata una spiegazione veramente esaustiva e non vedo l'ora di provarlo anch'io. Allora, a questo punto non vediamo l'ora del 7 di gennaio per vedere operativo questo sportello telematico, appunto permettere poi anche ai cittadini, ma anche agli operatori stessi, di iniziare a navigare, anche se ormai i vostri collaboratori lo conoscono bene, perché appunto hanno fatto formazione con Barbara e sono più che pronti per accogliere eventuali richieste di cittadini, di supporto da parte dei cittadini. Ecco, a questo proposito rispondo a una domanda che nel frattempo è arrivata da parte di un cittadino. Confermo che il Comune di Cervia rimarrà a vostra disposizione per eventuale supporto tecnico o richiesta di assistenza. Ovviamente abbiamo digitalizzato i servizi, ma non le persone, come abbiamo raccontato anche prima, quindi se avrete bisogno tutti gli uffici del Comune di Cervia rimarranno comunque a vostra disposizione. I numeri di telefono non vengono cancellati, quindi funzioneranno ancora, saranno gli stessi, così come gli indirizzi mail degli uffici competenti. Ecco, l'unico consiglio che vi diamo,
è che magari prima di chiamare in comune per chiedere aiuto o supporto, provate a comunque a cercare all'interno dello sportello telematico tutti gli spunti e gli aiuti che lo sportello telematico stesso vi mette a disposizione. Come Barbara vi ha fatto vedere durante il corso di questa serata, durante la compilazione stessa del modulo e della pratica, comunque lo sportello telematico vi viene in soccorso molte volte e c'è la tendina di supporto con i suggerimenti, c'è lo stato di avanzamento della compilazione che vi dice esattamente quello che manca per completare la pratica. Quindi diciamo che è lo sportello stesso che vi aiuta e vi accompagna nella compilazione della pratica e poi nell'invio finale. Non contenti, se avete bisogno di ulteriori approfondimenti, c'è comunque una sezione che si chiama domande frequenti, che è sempre presente, pubblica e disponibile all'interno dello sportello telematico, all'interno della quale ci sono decine, ma veramente decine se non centinaia di domande che abbiamo raccolto nel corso della nostra esperienza digitale e che abbiamo messo a disposizione di tutti quanti. Sono domande e risposte, appunto, che tra le più frequenti che ci venivano poste nel momento in cui un utente che utilizzava per la prima volta lo sportello telematico si poneva giustamente perché non conosceva lo strumento e non era avvezzo a questo tipo di novità digitale. Quindi anche in questo caso sfruttate tutto quello che è contenuto all'interno dello sportello telematico prima di chiamare in comune. Ovviamente se poi siete nel panico, avete necessariamente bisogno di parlare con qualcuno, ripetiamo che gli uffici non scompaiono, anzi saranno sempre a vostra disposizione e come vi ho fatto vedere anche prima Barbara, accanto a ciascun procedimento c'è anche indicato l'ufficio di competenza, dove troverete anche i dati specifici per raggiungere o per contattare quell'ufficio. Quindi male che vada, comunque gli uffici sono a vostra disposizione, state tranquille. Spero di non essermi dilungata troppo, se c'è qualcos'altro che volete aggiungere voi, anche lato comune rispetto all'assistenza verso i cittadini, vi lascio lo spazio e la parola. No, io volevo solo sottolineare il fatto che comunque in questo progetto estremamente coinvolto è il nostro servizio di front office al cittadino, il servizio Teleinforma, e quindi anche per, diciamo, così aiutarvi eventualmente insomma a compilare eccetera di volgersi a loro. Ah, fantastico, quindi se avete anche questo servizio a maggior ragione siete ancora di più sulla buona strada, continuate in questa direzione. Mi sembra che i vostri cittadini hanno veramente tutto a propria disposizione per poter fare bene, per poter effettivamente lavorare tramite lo sportello telematico. Bene, allora se non abbiamo nient'altro da aggiungere, di domande non ne sono più arrivate, io direi che possiamo salutare tutti quanti e appunto augurare a questo punto una buona cena digitale. Lascio a voi la parola per i saluti. Siamo l'assessore che chiude degnamente, direi. Anch'io vi saluto tutti e spero possa essere stato comunque formativo come aperitivo digitale e vi aspettiamo nell'utilizzo del nuovo sportello e per qualsiasi cosa, come è stato già detto, siamo assolutamente a disposizione. Grazie Assessore, quindi in attesa di potervi venire a trovare di persona e di condividere con voi un vero aperitivo, non digitale ma fisico, davvero in riva al mare, noi vi salutiamo, ringraziamo tutta l'amministrazione che ci ha seguito fino adesso, ci ha aiutato a organizzare l'iniziativa di questa sera e ringrazio in particolar modo anche tutti i partecipanti che questa sera ci hanno seguito. Quindi vi facciamo anche i nostri auguri di Natale digitali e a questo punto vi diamo appuntamento al 7 di gennaio 2021, data in cui entrerà in funzione ufficialmente il vostro sportello telematico polifunzionale. Grazie ancora a tutti quanti e a presto. Arrivederci.